Sala Garnita per parlare di spaccio nei boschi succede a Venegono Superiore, cabina regia di una reazione culturale, sociale e politica che accomuna un'ampia fetta di Varesotto. Evidentemente è un problema importante per chi in questi territori, in questi paesi vive, risiede e sente una carenza di sicurezza. È anche un problema per i turisti, per chi la domenica vuole vivere il nostro parco. Il problema, spiega l'organizzatrice della serata, non si limita al solo spaccio. Sappiamo di furti, purtroppo anche scippi nelle case, nei negozi, anche nei confronti dei cittadini che abitano nella zona, nella frazione comunque di Pianbosco. L'arrivo degli squadroni cacciatori dei carabinieri ha rappresentato indubbiamente un passo avanti a fianco di comunità locali, altrimenti indifese. No, purtroppo la comunità montana non ha strumenti per poter agire contro questo dramma. Ma nel concreto cosa si può fare? Candiani auspica l'inasprimento del codice, anche alla luce delle pericolose armi trovate in diversi bivacchi. Questi si portano dietro le armi perché poi ovviamente ci sono degli scontri tra bande rivali. Tutto questo è intollerabile, in generale, in assoluto, ma per le nostre zone e per i nostri boschi, che da sempre hanno questo problema, ma non di questo livello, è veramente diventata una cosa intollerabile.